Questa è la mia, come io ho imparato l'inglese, il giapponese e come io ho imparato lo spagnolo allo stesso tempo, perché i pregiudizi italiani erano nella scuola che io ero stupida. Io non avrei mai imparato a scrivere, parlare o leggere l'italiano. Dio mio. Ed ero recensore. Io ho fatto il recensore, ho letto libri, ho recensito, ho scritto, ho pubblicato due libri, però l'italiano non lo so parlare. L'inglese non l'avrei mai imparato, ero mediocre, ero scarsa, non avevo futuro, non avevo capacità. E io senza studiare, senza libri, ho imparato il giapponese, ho No, aspetta imparato. un attimo perché qualcuno magari ci può anche credere. No, no, guarda, vi assicuro che la Tamara parlava italiano in una maniera eccezionale, scriveva italiano e scrive tuttora in italiano in una maniera perfetta. Non Quando sbaglio non mi confondo. anzi, quando facevi le spaccia lezioni, mi ricordo che ti davano della maestrina, è arrivata quella che vuole insegnare a tutti, davi la paga veramente a chiunque. Però, siccome appunto non eri bella, eri pure scema. Ecco, è tutto qua. Esattamente, il L'italiano punto si era sempre solo usa quello, non ero specialmente. bella. Esatto. Il punto era quello, io non ero bella, quindi non potevo andare avanti. E quindi non ero, due opzioni, non eri bella, non avevi abbastanza soldi per pagarti i followers. Parliamoci chiaro, perché qualcuno i followers se li ha comprati Sì, beh, tante volte. ah. E beh, come i voti di Sanremo. No, cioè, no, ho detto troppo, va bene, ma basta, non l'ho Oh, detto, eh. lo sai, io ho lavorato anche per l'Undici, tuttora ogni tanto mando dei miei articoli, ci sono dei miei articoli che sono finiti nella bufera nel 2015, il mio articolo sui pazzi è finito nella bufera, se ti ricordi, perché ho dato sotto la Chiesa, ho massacrato la Chiesa, i santi, e c'è E stata purtroppo non si può una... fare in Italia, non lo puoi fare, neanche se sei bella, però questo, eh. Però io qua, con il mio cervellino inutile che non sapevo fare niente, mi sono imparata lo spagnolo, senza libri, solo parlando con i ragazzi, mi sono imparata il giapponese, mi sono imparata il portoghese e ovviamente l'inglese. L'inglese io sono arrivata ad un livello C2, che vuol dire nativo, quindi io parlo l'inglese come parlo l'italiano. Qui, quando io parlo con i clienti, puntualmente mi viene chiesto se sono scozzese, irlandese o del Beh, nord aria balliduccia ce dell'Inghilterra. l'hai in effetti, eh? Proprio tipico di quelle zone là. Essendo nel nord Italia, ho questa cadenza che è, diciamo, abbastanza austro-ungarica, mettiamola così. E quindi quello si riflette nel mio inglese quando io pronuncio e suona molto suona scozzese. A Ma non volte vuol dire che irlandese. parli altre lingue, tu sei troppo modesta per farlo sapere in giro, perché magari non sono a livello fluente come l'inglese. Ma quante lingue No, parli? io parlo lo spagnolo. Sono cinque le lingue. Ah Io parlo beh. italiano, inglese, madrelingua, spagnolo, diciamo intermedio, nel senso che posso avere una conversazione tranquillamente. Ogni tanto mi sfugge la parola, ce la metto in italiano, in maccheronico, che quello comunque per chi capiscono. Portoghese lo capisco, lo leggo, lo parlicchio, però non lo parlo tanto perché mi vergogno ancora, perché ovviamente la pronuncia portoghese è pesante e a me suona come il mio dialetto da ubriachi, onestamente. Quando io parlo, poi io ho colleghi portoghesi portoghesi e ho clienti brasiliani. Quindi la lingua è la stessa, la pronuncia è diversa. Quindi, e hai il brasiliano che ti dice: Oh mio Dio, ma tu mi capisci, ma tu mi parli. E il portoghese che ti guarda, sembri brasiliana. Sì, però ti sto parlando in portoghese, maledizione, ti sto parlando. Non è neanche la mia lingua. Se vuoi ti ci mando anche, visto che l'ho imparato in portoghese. E questa è la mia giornata al lavoro, praticamente è tutta basata sulle lingue, sul fatto che quando io arrivo al lavoro, io arrivo mezz'ora prima. Nella compagnia in cui lavoro siamo nei mesi tranquilli 500 dipendenti. Ma sei saltata troppo, troppo di botto, eravamo rimasti al ristorante cinese.
Sì, scusami, vedi come funziona qua. Cerveno ogni tanto parte. Sono passata dal ristorante giapponese, ci sono rimasta per 1 anno e mezzo, poi la paga non era buona per le responsabilità che avevo. Mi sono candidata per un ristorante, non sapevo neanche che fosse un ristorante maledettamente chic. Io non so, ho visto la paga, mi piaceva la paga, ho fatto applica, manda il curriculum. Io nel mentre ero in Scozia, ero in Edimburgo in vacanza, questo è il capo-chef mi chiama e mi fa: senti, ho visto il tuo curriculum, ho visto che parli giapponese, conosci la cucina giapponese, conosci gli ingredienti giapponesi, mi vieni a fare un colloquio. Mi ha detto: ok, sono a Edimburgo, se mi dai 2 giorni rientro. Io rientro da Edimburgo, mi do malata al lavoro, non si dovrebbe fare, però mi serviva per cambiare lavoro, mi do malata quella giornata, vado a fare il colloquio. Questo è il capo chef, mi mette davanti, neanche mi guarda, non gliene frega niente d'aspetto, non aspetto. Mi ascolta parlare in inglese, gli pare che il livello sia buono, mi mette davanti questo foglio con 30 o 40 ingredienti giapponesi, scritti in giapponese e traslitterati in alfabeto latino, e mi dice: fai una crocetta su tutti quelli che conosci. E io inizio, faccio le mie crocette. Lui mi guarda e mi fa: ne hai dimenticati 5, gli faccio: no, questi veramente non li ho mai neanche sentiti. Mi fa: ok, puoi iniziare tra 2 settimane. Io mollo il mio lavoro con tanto di litigata col datore di lavoro precedente, perché a Londra devi dare solitamente 3 o 4 settimane di preavviso prima di lasciare il lavoro. Faccio il diavolo a quattro per andarmene via prima, in 2 settimane e mezzo. Faccio per andare nel nuovo lavoro e mi dicono: guarda, aspetta un attimo perché c'è un cambio di rotta, però prima vogliamo vedere come lavori e poi te lo diciamo. Quindi 2 giorni prima del mio compleanno mi buttano in questo posto maledettamente posh, maledettamente chic, una cosa che la gente lì non si alza dal tavolo se non ha fatto un conto da almeno 500 sterline. Io ero alla griglia, ero praticamente nella cucina esposta davanti al cliente a tagliare sashimi sul momento. Cioè, davanti ai clienti e facevo i tagli freschi. Dopo una settimana mi arriva di nuovo il capo chef e mi fa: sai una cosa, tu mi piace come lavoro, mi piace. Sto aprendo un altro ristorante, vieni con me da qui. E io dico: cioè, in Italia neanche il lavapiatti mi facevano fare, qui mi hanno messo in una cucina davanti al cliente e non sono figa. Il mio inglese era ancora abbastanza arrugginito, quindi e questo mi dice: vieni ad aprire il ristorante nuovo con me, a parlare di meritocrazia. Ho lavorato Uguale qua, uguale, non cambia niente proprio. una settimana, ho lavorato. Ha parlato con la capo chef che avevo, ne ha detto: quante volte è arrivata in ritardo in una settimana? Lei ne ha detto: mai. Quante cose sigaretta si fa? 2 al giorno? Ok, tu vieni ad aprire il ristorante con me. E quindi io sono andata da un angolino di Londra al centro vero e proprio di Londra, sono andata a Carnaby Street. E lì mi hanno buttato in questo nuovo ristorante con una manica di ragazzi italiani che eravamo tutti fuori di testa. La regola è: non si parla italiano, si parla o inglese o giapponese. Un ragazzo di Roma, un ragazzo di Palermo e due ragazzi che erano, non mi ricordo più se erano, comunque, no, di Bari, tutti e due ragazzi di Bari e io del nord. Quindi ti lascio immaginare che cacciara c'era in quel momento. Poi tu inizi in italiano, poi c'è il capo chef che ti guarda: te l'avevo detto, Todio negaishimasu, passi dalle lingue, così, perché ti stanno ascoltando. Sono rimasta lì per un paio di mesi. Poi il problema è che io lavoravo come chef, quindi le ore sono tantissime. Fai un contratto da 48 ore, ma ne fai 60. Me ne sono andata perché era troppo, e anche ovviamente parliamo stessa cosa come in Italia, no? Ci ho messo 3 anni per trovare un mezzo lavoro del Menga in Italia, qui in 3 giorni mi sono licenziata il mercoledì, il venerdì sono andata a fare il colloquio di lavoro per la compagnia per cui lavoro adesso,
sempre crescendo di livello, crescendo di... Sempre crescendo, perché io da me ho detto, boh, questa compagnia, cacchio, è un'istituzione inglese, si chiama Fordham & Mason, è un'istituzione inglese, è una compagnia Famosissimo, che è vive da famosissimo. 300 anni, collabora con Buckingham Palace, noi serviamo Buckingham Palace, mandiamo prodotti a Buckingham Palace, abbiamo tutto quello che è il collegamento con Buckingham Palace, Scotland Yard, Westminster, quindi tutto quello che c'è di più alto livello è da noi. E io vado con la mia faccia tosta e mi presento al colloquio. Il manager mi guarda con tanti occhi da cucciolo, mi fa: ma tu parli inglese? Londra, che cosa dovrei parlare? No, ma parli inglese? Puoi iniziare lunedì. E io dico: ma stai scherzando? C'è una compagnia dove io mi aspettavo, sai, guanti bianchi e cose varie. Mi fa: no, 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 cioè, a noi serve il cameriere adesso. Ti do 3 giorni per studiarti il menù e poi lunedì inizi. Io sono arrivata lunedì mattina, mi hanno dato praticamente un calcio nel fondo schiena, mi hanno buttato nella parte più grande del ristorante senza sapere nulla del menù, a prendere gli ordini. E lì ho iniziato a migliorare il mio inglese, perché poi lì hai a che fare con la creme della creme dell'Inghilterra, perché avevamo tanti turisti, però hai anche gli inglesi, quelli British, quelli veri e propri, che sentono l'accento, conoscono di dove sei, capiscono che sei straniera, e quindi cosa fai? Ti adatti, camaleontica, impari la lingua, impari l'accento e inizi a coprire, e a coprire, a coprire, fino a che non capiscono più da dove vieni. E l'aspetto fisico non c'entra niente. Anzi, il fatto che uno non sia poi così appariscente è anche pure premiato, perché tu devi vendere il prodotto, non devi vendere te stesso. Tu devi essere rappresentante della tua compagnia, non devi sorpassare la compagnia. Quindi Capito. Hai questo miscuglio di culture, di persone da ogni angolo del mondo, e nel mezzo ci sei anche tu e dici: in mezzo al mucchio, però c'è posto anche per me. E lì cominci, ti costruisci, fai corsi, impari cose, impari lingue, ti fai amicizie con i clienti, conosci dei clienti che diventano poi i tuoi clienti abituali, ti chiamano per nome, sanno che sei io una cliente irachena che viene, adesso purtroppo con la pandemia non è venuta, ma lei per 2 anni di seguito veniva a fare l'estate a Londra, e lei veniva 3 volte alla settimana. Da che io l'ho servita, lei non ha più ordinato, né arrivava, si sedeva, chiedeva di me alla porta, veniva seduta nella mia sezione, neanche ordinava, io andavo al tavolo, la salutavo, le portavo l'acqua e le chiedevo: solo suo marito si unisce o no? Se lui veniva, ordinavo per due, se no io sapevo già l'ordine. Questa è praticamente la mia carriera, è arrivata al punto che io posso lavorare, lavoro in questa compagnia, domani sono 3 anni che lavoro in questa Auguri. Anzi, compagnia. Ho lavorato, ho devo fatto che leggo. break and leg, sì, ho fatto la cameriera, ho fatto la barista, ho fatto la receptionist, ho lavorato come doorman nella stessa compagnia, sono andata a lavorare nella mensa, sono andata a lavorare in tutti i reparti della compagnia. Addirittura ad un certo punto mi hanno detto: vuoi imparare qualcosa di nuovo? Vuoi andare a lavorare a St. Pancras nell'altro edificio? Andiamo nell'altro edificio, andare a lavorare nell'altro ristorante, impariamo l'altro ristorante. Quest'anno mi hanno detto: senti, tu hai fatto un ottimo lavoro con l'apprendistato, sono diventata ufficialmente, ho un diploma da cameriera adesso, che esiste il diploma da cameriera, e mi hanno detto: vuoi aggiungere un corso? Vai a farti il corso per il vino. Quindi io adesso sono sommelier, pagato dalla compagnia. Porca miseria. Solo. Allora, un attimino, fammi precisare perché la gente che ci guarda penserà che questa intervista è stata molto molto preparata, come la gran parte delle interviste, più o meno si sa già tutto quello che si dice, che si racconta, eccetera, eccetera. No, mi sa che mi sono persa un po'. No, 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 ma è una cosa bella, Tami. Sai
Perché, ecco, dovete sapere che io e la Tamara non ci sentivamo da svariati anni, praticamente da quando siamo andate in Inghilterra, eravamo abbastanza amiche, ci sentivamo molto spesso e ci siamo perse di vista. Poi mi è stata data l'occasione di partecipare a Twitch TV, oggi vi presento, beh, mi viene immediatamente in testa, Tamara, perché è un cervello in fuga, perché ho seguito tutte le sue vicissitudini fino alla partenza e di sicuro aveva qualche cosa di interessante da raccontare. Quello che mi sta dicendo, suona nuovo anche per me, come suona nuovo a voi, suona nuovo anche a me, tutti questi dettagli, tutte queste cose. Sapevo a grandi linee che aveva fatto un po' di carriera, che aveva fatto mille cose diverse, che aveva imparato un sacco di lingue, ma tutte queste cose ci rimango anch'io come una babea, perché in Italia non è possibile arrivare a un livello come questo di meritocrazia. Qui fai carriera solo se sei strafiga, se hai raccomandazioni. Paradossalmente, se non sei troppo istruita, lì è diverso. Bisogna per È forza andarsene all'estero esattamente per diventare cameriera, sommelier, chef di cucina giapponese. Perché qui no? io non so che cosa ci sia. Allora, ti posso dire qual è la differenza. Ti posso dire che qua c'è una regola d'oro in Inghilterra, che è la regola dei 5 anni e scappa. Praticamente, il curriculum italiano ti dice cosa. Vuoi fare da giornalista, devi avere 10, 15, 20 anni di esperienza nel settore. Curriculum inglese ti dice, fammi vedere che hai gli attributi, mettiamola così. Perché se io ti metto ogni 5 anni tu devi dimostrare di aver voglia di cambiare, di metterti in gioco. Se tu rimani nello stesso posto, nella stessa posizione troppo a lungo, vuol dire che non hai spirito di iniziativa. Vuol dire che non hai aspirazione. Quindi per l'Inghilterra vale quando tu presenti un curriculum più esperienze diverse, diversi settori, diverse posizioni, quello significa che tu non hai paura. Quindi loro dicono, ok, questa persona ha fatto il giardiniere, ha fatto la picking and packing, è andata a lavorare nelle fabbriche, è andata a lavorare, ha fatto lo chef, ha fatto il lavapiatti, ha fatto la cameriera. Cos'altro è? Sai Se è presentare disposta a tante cambiare cose, sai scenario. rimetterti in gioco e sai farti valere in ogni situazione. Quindi Esattamente, è quello. l'ideale è dormire sugli allori e avere il posto fisso per 25 anni. Esatto. Invece qua l'idea è, ok, ti sei fatta una ristorazione per 5 anni, adesso fammi vedere che hai coraggio e ti butti e fai qualcosa di diverso. Quindi io adesso mando il curriculum e mando cerco per gli uffici. E non è che ti rifiutano. Ti rispondono e ti dicono abbiamo candidati più solidi, abbiamo candidati che magari hanno un curriculum più forte. Io sono andata a fare anche interviste per altri locali, sono andata a fare interviste, scusami, interviste, questo è tradotto dall'inglese, fare colloqui di lavoro per uffici. L'unica cosa è che devi bypassare il fatto che sei italiano. Purtroppo il pregiudizio sull'italiano c'è in Inghilterra, ed è perché tanti Mandolino italiani, e mitra in mano. no, più che altro lo spaghetti, quello che chiamano spaghetti English, che vuol dire che parlano un inglese che è tradotto dall'italiano e spesso e volentieri ha una cadenza molto pesante. E quando tu devi fare customer service, quindi quando parli con i clienti, non lo puoi fare. Nel senso, devi moderare il tuo accento perché non tutti i clienti sono intelligenti e lo sappiamo. Tanti clienti, a me è capitato di avere clienti che nella giornata dove tu hai avuto 650 coperti, arrivi a fine giornata, hai parlato 5 lingue, ti sei rimbambito, ti sei messo a bestemmiare, a imprecare nel tuo dialetto, ti arriva il cliente che ti dice, ma che accento strano che hai, già tanto che non ti mando le Madonne, già tanto, e tu stai lì e ti devi contenere perché sei ovviamente a letteralmente 5 minuti a piedi dal maledetto Buckingham Palace, e quindi ti ricomponi, dici, mi chiedo scusa, io sono straniera, ogni tanto mi sfugge, non riesco bene a comprire l'accento, e dopo quando questo se ne va ti giri di però. Tammy, bisogna purtroppo stringere perché i tempi sono quelli Scusa. che sono.
No, è normale, insomma, non è che stavi lì col cronometro, nemmeno io sono qui col cronometro, però i tempi esistono purtroppo. E due domande velocissime che poi chiudiamo. Torneresti mai in Italia? E a quali condizioni torneresti? Tornerei in Italia a condizione di lavorare per una compagnia straniera. Tornerei in Italia per la mia famiglia, se fosse necessario, non tornerei in Italia per lavorare perché vi posso garantire che quello che voi vedete in Italia, che io ho visto in Italia, quando vengono qui in Inghilterra non riproducono uguale. Lo stesso schifo che c'è in Italia, nei ristoranti italiani qua. Stessa cosa. Quindi no, non tornerei in Italia, se non in extremis. E perché tre ragioni valide per rimanere lì. La meritocrazia, l'assenza di pregiudizi su quello che sei, come vivi e con chi vivi. E io mi sono innamorata di Londra, non c'è niente da fare, non c'è una stagione. Io ogni anno, ogni stagione, ogni mese, per me questa città è sempre nuova, quindi per me è ancora uno scoprire la città. E il fatto che questa città è perfettamente collegata al resto del mondo e da qui io posso andare wherever. Letteralmente posso andare ovunque, nessuno, non avrei problemi. Vorresti cambiare ancora, andare, che ne so, appunto nei paesi scandinavi? Vorresti andare da qualche altra parte o pensi di mettere le radici lì? Per ora resto qua, non escludo la possibilità di spostarmi ancora più a nord, non escludo la possibilità di tentare magari con la Svezia oppure di puntare alla Russia piuttosto che all'est Europa, perché comunque sono paesi che danno delle possibilità. Non avrei altre intenzioni, a meno che magari nel momento della pensione, se mai ci arriverò, forse me ne andrei in Portogallo. Il cuore mi è rimasto in Portogallo, onestamente. Ma dicono che si sta bene lì, soprattutto da pensionati. Cartolina alla mamma. Ciao mamma, due o tre frasi. Cartolina alla mamma, che posso dire? Ciao mamma, stamattina non ci siamo viste per il caffè perché ovviamente io ero in ritardissimo. Sono ancora qui, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto io, lei, insieme, tutti insieme, sono ancora qua, non sono pronta ancora a cedere e quindi prima o poi torno a casa con la giacca. Hai ancora un sogno nel cassetto o li stai esplodendo tutti? No, sogni nel cassetto ce ne sono, ce n'è uno in due in particolare che vorrei portare a termine velocemente. Sarebbe la possibilità di raccontare Londra, ma raccontarla veramente e non raccontare la città, i posti o quello che è. Voglio raccontare che cos'è l'integrazione, che cosa vuol dire per chi vive qua la vera integrazione con le altre culture, cosa vuol dire per una persona come me che viene da un paesino da 1000-1500 anime. Andare in un edificio dove nel giro di 6 piani parli 5 lingue, saluti 200 persone, tutti ti conoscono per nome e a nessuno interessa nulla del fatto di come sei, cosa fai, con chi esci, con chi dormi, con chi vai a letto. È solo per il fatto che apri la porta la mattina e dici un good morning, ci sono già 200 persone pronte a salutarti. Bello, veramente è un altro mondo, è un altro pianeta. E Un altro mondo, vorrei raccontare questo. scrivi, sei capace, scrivi, no? Questo è un altro sogno nel cassetto, questo è un altro sogno di potersi rimettere al computer e non fare comunque con il lavoro, i viaggi in metropolitana, che qui ci sarebbe da raccontare un'infinità sulla metropolitana di Londra. Ci vogliono tante ore tra lavoro e viaggio, andare e tornare a casa. Onestamente sto cercando di ricavarmi dal tempo, ma è difficile, vuoi far coincidere tutto, il fidanzato, l'allenamento, la palestra, gli amici, l'amica che si è liberata. Andiamo a bere, poi qua, se venite a Londra, ricordatevi, andate al pub. Il pub, Verremo anche a quindi... trovarti, basta sapere dove sei. tranquilla, mi trovi sempre là, Piccadilly Circus, io sono sempre là. Nel pavettino fuori dalla stazione sono sempre lì quando finisco di lavorare, c'è sempre qualcuno che ti invita ad andare Bello. Tammy, credo che sia il momento di salutarci. È stato veramente piacevolissimo. Il tempo è volato in tua compagnia. Ci hai raccontato mille cose incredibili. È stato veramente bello questa esperienza in tua compagnia e te ne ringraziamo da tutto il segnato e a nome degli ascoltatori. a bere. Grazie.
grazie per lo spazio, è stato meraviglioso raccontare. Spero di avervi divertito e spero di poter tornare a raccontarvi. Se volete sapere qualcosa su Londra, fatemelo sapere, io sono qua, tutto quello che volete. Alla fine vivo questa città e la conosco, ormai è casa per me. Okay. Ciao, un bacio, a risentirci. Ciao e bye. Say goodbye. See you next time. Ciao. Bye.